My head jumps to other universes moving to collapse. Buongiorno sclerati, benvenuti a una nuova tappa alla numero 63. Quest'oggi la facciamo insieme a Fabiola. E per un pezzettino anche il papà di Fabiola. Qui dall'Enopolio Daunio, che è che è il point della via Francigena, certo. Di San Severo, certo. E andiamo a Stignano. Ce la faremo, secondo te? Penso proprio che ce la farete anche di più. Lui è ottimista. Certo. Fabiola, secondo te? Io un po' meno. Bisogna sempre essere ottimisti nella vita. E poi ti capita di diventare così. Però l'ottimismo deve esserci. Ma comunque devi prenderla con filosofia. Ragazzi, lascio la mia seconda famiglia qui in Puglia. E andiamo, proviamoci, sono 22 chilometri, ci sono già 23 gradi a San Severo. Dai, allora ci sono 23 gradi. 23 gradi sono tantissimi per essere le 5 e mezza del mattino. Le temperature sono salite e questo sarà sicuramente un impedimento per la tappa di oggi, ma anche per le prossime tappe a venire. La fortuna di oggi è che Johnny non è con me. Sulle mie spalle c'è uno zaino molto più leggero, ci sono comunque le bacchette e tutto quello che serve, ma penso che di avere tipo 3 kg al massimo sulle spalle. Questo mi agevola non poco. Questa cosa si ripeterà per le prossime due tappe e speriamo che mi sia veramente di aiuto. Ma si può. Praticamente questi due hanno messo in piedi un'accoglienza bellissima a San Severo. Quello che hanno fatto per me poi ha dell'incredibile. Sì, ma camminate voi intanto, mi rallentate. Ieri c'è stato un seminario, ma veramente pazzesco. È durato tantissimo, 5 ore di seminario, con degli interventi veramente ad hoc fatti dai professionisti della sclerosi multipla. Che partivano dai medici, partivano dagli psicologi, per arrivare poi agli osteopati. Insomma, è stato veramente, veramente importante. Spero di riuscire a farvi vedere tutti questi interventi più avanti in qualche modo. 5 ore sono tante, ma magari dividendoli in molte puntate. Interessante, non per chi mi guarda, non è uno sclerato vero, quindi non ho la sclerosi multipla, ma perché la mia patologia è più che interessante. Belle. Ho capito, c'è un'altra Katia qui, c'è una che si ferma a fare foto e guardare cose, però effettivamente guardate però, quanto grandi sono. Bellissime. Ora guardate quanto grandi sono. Però dai che andiamo, che tardi, dai. Oh, siamo usciti dalla strada asfaltata, adesso percorriamo questo tratto. Fabiola, aiutami però. Sì. Cosa devo dire? Sto ancora dormendo. Allora, partiamo dal presupposto che abbiamo dormito niente. Perché? 2 ore e un minuto, la sottoscritta. 2 ore e un minuto. 2 ore e un minuto. Non ho dormito niente perché ieri la festa è stata tanta, è stata bella. Perché continui a girarti indietro? Ciao! Eccolo là. E stavo dicendo che abbiamo finito tardi, io sono andato a letto all'1, alle 4:30 ero sveglio, abbiamo fatto una colazione veloce, adesso ci fermiamo comunque un pochino, o meglio, mentre camminiamo ci mangiamo una barretta, riempiamo un po' questa panza e proseguiamo per i prossimi 20 km circa. Come vedete il sole è lì, che sta in fronte a me. Dai. E oh ragazzi, sono felicissimo. Perché Fabiola, per chi non la conosce, è la persona che mi è stata più vicina durante la costruzione di un viaggio da sclero e finalmente in questi giorni sono riuscito a conoscerla di persona. Bando alle ciance e andiamo avanti. Piccolo riassunto delle puntate precedenti. Allora, per arrivare in Puglia ci sono dovuto arrivare praticamente trascinandomi. Ho fatto 4 giorni di pausa.
in questi 4 giorni sono riuscito a rimettere un pochino in sesto le gambe, soprattutto i polpacci, che sento ancora, mi fanno ancora male, ma riesco a camminare. E poi da adesso cominceremo a provare di nuovo a farle tutte quante le tappe. Non manca tantissimo, la tappa 63 è quella che stiamo facendo e in tutto le tappe sono 87. Ma lo ridico, lo riconfermo, sono in Puglia. Wow! Guardate che belli che sono gli ulivi. Tipico della Puglia. C'è anche un cipresso tipico della Puglia. L'isola di Pasqua. Comunque bella bella. Questo tratto di camminata una volta usciti dal centro di San Severo è proprio tipico, bello. Non c'è ombra purtroppo, meglio c'è adesso in questo momento, ma tra un po' saremo sotto il sole. Le temperature in questi giorni sono andate oltre i 40 gradi. Ieri ad esempio non riuscivo a stare in piedi, ho boccheggiato tutto il giorno e anche tutta la sera. E nel seminario di ieri è stato sottolineato più volte, è stata sottolineata la correlazione tra sclerosi multipla e caldo, con un sacco di informazioni interessanti su come refrigerare il prima possibile il corpo quando ci sono situazioni come quelle che ho vissuto e abbiamo vissuto insieme nei video precedenti. Come vedete lì c'è una ferrovia abbandonata che probabilmente andremo a percorrere tra un pochino, tra qualche chilometro. C'era l'opzione di poterla percorrere anche direttamente da adesso, però mi confermano, me lo diceva anche Fabiola, che la percorrenza sui sassi che ci sono lì non è delle più semplici. Quindi la allunghiamo un pochino, stiamo più all'ombra possibile finché ce n'è e andiamo di qua. Ma la bellezza di questa coltivazione di olivi. Tra un po' gli olivi non li vedremo più perché man mano che ci avviciniamo al mare e non mancano tante tappe, ce ne saranno sempre meno. Continuo a dire però che sono, intanto stavo inciampando e stavo morendo, che sono bellissimi. Vedete che è tutto offuscato, non è la telecamera, ma è tutta l'umidità che oggi c'è qui. Quindi sole e umidità. E dove cavolo siamo capitati, Fabienza? Nella terra del pessimismo. La cosa figa di oggi è che veramente stiamo ridendo da tutta la mattina, da quando siamo partiti. Poi ho scoperto che Fabiola parla pochissimo. Sto raccontando tutta la mia vita, dal vagito. Ci stiamo raccontando un sacco di cose. Dice vagito, ho detto bene. Ecco, questo è l'andazzo praticamente. Facciamo questo taglio qui, che non è un taglio in realtà, ma evidentemente qui a terra qualche contadino ha arato. Però va bene lo stesso, sono laggiù in fondo che lavorano. E quando hanno visto che eravamo indecisi sul percorrere questa strada, proprio perché mancava la camminata, ci hanno dato indicazioni loro con le mani e sono andate giù di là. Nel frattempo ho perso Fabiola, chissà dove sarà. La via alternativa. Arrivando da là dietro, abbiamo tagliato, anziché fare una specie di U, che ci faceva perdere 200 metri, abbiamo tagliato dritti dopo aver percorso un oliveto. Abbiamo trovato questa strada. Teoricamente, questa volta dovremmo aver fatto una deviazione giusta e non sbagliare come al solito. Di là c'è la ferrovia, dici? Allora, camminando, siamo usciti su una strada asfaltata. Siamo arrivati da lì, abbiamo tagliato alla fine 450 metri di percorso, tra poco andiamo a destra e sì, in teoria di là c'è comunque Stignano, giusto? Allora, lì, quella puntina lì è Rignano Garganico, dove c'è il mio ditino che indica. Questo ditino qua, aspetta, questo ditino qua, sì? Rignano Garganico. Ok. Vabbè, di qua da qualche parte arriveremo.
Abbiamo appena incontrato un randagio che era davanti a noi. Io onestamente un po' di paura ce l'avevo. Ma Fabiola invece... Eccoli, girati! Ciao! Ah, buongiorno! Ciao caniti! Siete tantissimi! Ciao! Buongiorno! E sei cattivo, tu sei cattivo! Ciao! Ciao! È arrivato un camion, un furgone e sono scappati, ma ci stavano praticamente accompagnando lungo tutto il percorso. Meravigliosi! Guardate quanto nulla c'è, nel senso buono, nel senso non c'è ombra per chilometri e chilometri. Adesso ci sono 26 gradi, sono nemmeno le 8, sono le 7 e tre quarti. Tu pensa se la vuoi di pomeriggio, se qui non ci rimani, perché qui non c'è veramente nulla. Cerchiamo di accelerare, va. Sono le 8, ci sono 29 gradi. Non c'è assolutamente ombra e non ci sarà ancora per almeno altri 9 chilometri. Le difficoltà sono tante, chi più? Peraldo! E chi meno? Si fa sentire comunque, abbiamo percorso già 10 chilometri, siamo a poco meno di metà. Dai Fabiola che ce la facciamo, dai! Dai! No, facciamo questa cosa che non si potrebbe, non si dovrebbe fare, ma anche perché qui le viti sono bassissime, però ci prendiamo un micro pezzo d'ombra. Fantastico, che bello. Oh. Com'è Fabiola? Bellissimo, scontato, ma una pace. Sì. Silenzio e tranquillità. E fresco soprattutto. Fresco soprattutto. Allora, siamo oltre la metà, abbiamo percorso 12 km, siamo stati comunque già bravissimi. Ripeto che il caldo c'è, il sole c'è, l'ombra manca. Ma come vedete andiamo verso questa montagna. E come vedrete da qui, e spero si veda, adesso ci aspetta una salita veramente importante. Pronta Fabiola? Sì. Beato a te. Ottima. Abbiamo finito lo sterrato per ora. Andiamo su questa strada asfaltata. Fabiola è sempre viva. Ci sono. Fa caldissimo. Chiaramente nemmeno in strada c'è ombra. Adesso proviamo a portare a casa la vita, perché abbiamo visto due macchine passare, ma non sfrecciavano praticamente, quindi ci sentiamo tra un pochino dove inizierà la salita a picco. Arrivati da qua troviamo l'indicazione di via Francigena, quindi siamo sulla Micaelica, questo fino a San Giovanni Rotondo, anzi fino a Monte Sant'Angelo sarà così. Questo è il territorio riportato, ne andiamo comunque di qua. Questa è la fauna selvatica del posto. Andiamo di qua sempre sotto il sole. Che fatica camminare sotto il sole. Qui in fianco i binari abbandonati che portavano alla stazione anch'essa abbandonata. Questa era la stazione di San Marco in Lamis. Avremmo dovuto quindi percorrere a piedi i binari con i sassi, come vi dicevo poco fa. Abbiamo poi deciso di cambiare strada e onestamente per un paio di chilometri in più che abbiamo fatto siamo felici di aver camminato sul ciotolato. Comunque un albero qua, potevamo piantarlo, no? Proviamo ad arrivare alla fine. Allora andiamo un attimino alla vecchia stazione e andiamo a vedere il Tao che c'è qui. Fabiola dice che ha una bella storia. Bella per modo di dire. No, non c'è più. Non c'è più. L'hanno cancellato. Perfetto. Ok.
non c'è più la vecchia storia. Cosa c'era? Raccontami, fermati. Una bellissima poesia scritta da un viaggiatore, un camminatore, che era molto molto bella e ci tenevo tanto a fartela leggere. E cosa c'era scritto? Non ricordo, poi dopo lo trovo tra le fotografie. Gia. Era talmente bella che non se la ricorda, vi rendete conto? Eccola qua. De più. Cosa qui? Spegni le luci, accendi le anime. Non si vede più, mannaggia. Comunque, uccidi la sete, vivi in cammino. Peccato, non si legge più. Secondo me non è vivi in cammino, ma è vini in cammino. Beh, a sto punto. In effetti sì, sembra vini in cammino, che non sarebbe male. Tra l'altro Fabiola gestisce l'Enopolio Daunio, specializzato in vini locali e non, e vi assicuro che è esperta di vino a sto punto. I sassi che vedete là sotto, questa è la vecchia ferrovia, sono la camminata che avremmo dovuto fare, ma vi assicuro che questa è molto più agile. E lì avrei risentito sicuramente sulle ginocchia e probabilmente sulle gambe, nonché sui piedi, di questi chilometri che abbiamo per fortuna evitato. I gradi, tuttavia, sono 34 e non sono nemmeno le 10. Calcolando che ho dormito pochissimo, calcolando che ieri comunque mi sono stancato, oggi ricomincia il viaggio della speranza. Non c'è un filo d'ombra nemmeno a pagarlo. Io sono veramente molto stanco e sto sentendo questi. Mancano 5 km e mezzo, quindi ne abbiamo fatti 18 circa. Li sto sentendo tutti, per fortuna che c'è lei che mi tira un po' sul morale, mi fa qualche battuta, mi canta qualche canzoncina stupida, che io canto con lei poi. Se non ci fosse stata lei, oggi sarebbe stata un'altra tragedia e non è ancora finita. Ci siamo fermati lungo l'unico posto con un po' di ombra, con qualche olivo. Io sono finitissimo. Per i chilometri sono comunque tanti, ne abbiamo fatti quasi 20 e tutti sotto il sole. Questa mattina era gestibile finché era sotto i 30 gradi, adesso che siamo sopra i 35 diventa complicato. Lì abbiamo anche Fabiola, che cara, poverina, è lì che si tampona, si tampona l'occhio, che le dà fastidio, le brucia. Lascio a voi giudicare il percorso di oggi. Quella lì in fondo, non so se riesco a inquadrarla oppure no, è San Severo. Abbiamo fatto un sacco di strada per arrivare fino a qua e ce n'è ancora da fare e io non la voglio più fare. Vabbè, ovvio che ci fermiamo a salutare il canetto. Ciao piccolo, guarda che caro, guarda che caro, ciao Pichu. Vediamo che due calzini qua diventano due calzini al rosso tra un po'. Sì. Bellissimo però. Mancano 4 chilometri. Mi è partito un dolore assurdo al fianco sinistro e al braccio sinistro. Un dolore non giustificato, se non probabilmente dal caldo. Stiamo andando pianissimo. Tra un po' inizia la salita, quella difficile. Vuoi aggiungere qualcosa, Fabiola? Non si aggiunge niente. Pessimismo. Fastidio. Noi siamo ottimisti, dai, il nostro pessimismo. Stiamo camminando a meno, molto meno di 4 km all'ora. Probabilmente 3 km e mezzo di velocità massima. La difficoltà c'è. Soprattutto non c'è, come vi dicevo prima, vi ho detto finora, non c'è assolutamente ombra. Bisogna arrivare lì in fondo, dietro Fabiola, in questo momento, per riuscire a trovare la prima, sotto la montagna praticamente. Sono le 10:30, ci sono quasi 40 gradi, abbiamo trovato una piccola sosta d'ombra. Mancano 2,5 km, la situazione è molto molto simile a quella di Buon Albergo.
Questa volta mi fermo prima un pochino, ho la fortuna di avere Fabiola che capisce e mi aspetta. Cerchiamo di riprenderci, che tanto ripartire anche con un grado in più a questo punto non cambia nulla. Portiamo a casa questi 23 chilometri, dai che ci stiamo provando, dai. Siamo ripartiti, ci siamo fermati proprio per 5 minuti, giusto tempo di riprendermi un attimo. La temperatura del corpo si è un pochino abbassata all'ombra, riparto con un forte battito alla testa, però comunque con più energia. Ho talmente tanta energia che anche oggi vi comunico che abbiamo sbagliato strada quando siamo ripartiti sopra pensiero. Sono proprio andato in un'altra direzione, quindi facciamo un po' di strada in più. Come è già successo in qualche tappa fa, forse una o due tappe addirittura fa, la strada sbagliata non era sbagliata per nulla, perché poi abbiamo visto che il tratto che era segnalato non è praticabile e quindi cerchiamo di costeggiarlo. Abbiamo fatto 500 metri in più per niente. Credo che per un po' questa sia l'ultima ombra. Oh, andiamo. Grazie Fabio. Prego. Oh. Ok. Veramente ci sto provando, Siamo nell'aridità più assoluta, con un caldo fotonico, una pavimentazione che aiuta per quanto punge. Mancano meno di 2 chilometri. Sono completamente capo. Ultimi 2 chilometri scarsi in salita, sempre sotto il sole. Ci siamo quasi. Manca l'ultimo chilometro, inizia un pochino di discesa. Il caldo c'è sempre, qui c'è qualche piccola zona ombreggiata. Che fatica. Non succederà come a buon albergo, che mi faccio venire a recuperare a 1 chilometro dalla fine, ma non vi nego che sono molto molto in sofferenza. Sono le 11:30, ci sono quasi 39 gradi, la voce non c'è, il ginocchio sinistro è andato, i polpacci per fortuna non mi fanno così male. Ma mancano 500 metri. Direi che per oggi va bene così. Allora, ci siamo quasi. Questi sono i tipici muretti a secco della Puglia. E manca veramente poco. Michele è davanti a me. E mi ha dato questo compito di farvi vedere che ci siamo quasi. Michele, ci siamo? Dai. Ci siamo? Dai. Questo è l'ultimo di tanti cancelli che attraverseremo per poi essere arrivati. Mancano 150 metri, ma credo di poter dire che Stignano sia finita. Mi sono compiuta. Benvenuti alla tappa numero 63. Welcome to Stignano. Grazie Fabiola. Grazie a te. Benvenuti a Stignano per quello che è. È tutto qua, ma per me è tantissimo.